Buonasera e bentrovati a Dido, la trasmissione in diretta del venerdì sera su Noi TV. Questa sera affrontiamo un argomento particolarmente importante per l'economia e la vita in generale della Lucchesia, in particolare della Piana di Lucca, che è quello del settore cartario e in particolare il problema dello smaltimento del cosiddetto pulper, che in realtà si dice palper, italianizzato si dice pulper, i cosiddetti scarti di cartiera. È un argomento importante perché è l'argomento principale, la difficoltà principale che devono affrontare le industrie cartarie, possiamo dire da 10-15 anni a questa parte, sicuramente il più sentito. Per affrontare questo argomento abbiamo invitato tre ospiti nei nostri studi e ve li vado subito a presentare. Tiziano Pieretti, buonasera. Buonasera. Presidente della sezione carta di Confindustria Toscana Nord, nonché titolare dell'omonima cartiera, la cartiera Pieretti a Maglie. Poi Andrea Bortoli, buonasera. Buonasera. Dirigente della cartiera Modesto Cardella e aderente al Serveco, che sarebbe il consorzio di cartiere che affronta le problematiche ambientali che riguardano il settore della carta. Quindi siamo perfettamente in argomento. Accanto a loro, l'avete già visto nell'inquadratura, Rossano Ercolini, buonasera. Buonasera. Presidente di Zero Waste Italia in Europa, che è l'associazione che persegue l'obiettivo zero rifiuti, e nonché premio Goldman nel 2013, e ve lo ricorderete, il premio Goldman è una sorta di Nobel per l'ambiente, quindi un'autorità nazionale e internazionale in materia. Ovviamente vi ricordo che potete intervenire con commenti o domande tramite SMS o WhatsApp attraverso il numero che vedete in sovraimpressione. Allora, prima di iniziare, vediamo due grafiche che rapidamente ci fanno capire l'importanza del settore cartario nel distretto cartario di Lucca e Pistoia. Prego la regia di mandare la prima grafica, che si riferisce al numero di aziende, eccole qua, nel distretto cartario di Lucca e Pistoia sono 180 aziende, pensate 8.000 addetti, pensate poi a tutte le famiglie degli addetti, vi rendete conto di quanta parte della vita lucchese e anche di Pistoia dipenda dal lavoro nelle cartiere. Il fatturato 2017, lo vedete, è di 4 miliardi e 400 milioni di euro, quindi un fatturato alto, fondamentale per l'economia del nostro territorio. Andiamo alla seconda grafica, che ci fa vedere un po' la specializzazione della produzione del nostro territorio, che è leader nella produzione del tissue in bobine con 1 milione di tonnellate annue, che equivalgono al 70% della produzione italiana. Poi la carta per ondulatori, 950.000 tonnellate, il 40% della produzione italiana. Quindi parliamo di numeri altissimi. Poi è notizia di questi giorni, gli investimenti delle ultime settimane, gli investimenti della Sofidel all'estero, ma anche la DS Smith, ma anche la Celtex. Quindi è un settore in movimento, in espansione, che però deve appunto affrontare questo problema annoso ormai, che è quello dello smaltimento del cosiddetto pulper di cartiera o palper, come vi ho detto. Allora, prima di iniziare a parlare, vediamo di che cosa parliamo e ce lo fa vedere Rossano Ercolini, che ci ha portato un esempio molto semplice per farci capire che cos'è alla fine il pulper di cartiera. Detto in modo molto semplice, ma comunque rigorosamente corrispondente al vero, sono le impurità contenute soprattutto imballaggi cartacei, dove, come in questo caso, c'è una parte plastica e una parte cellulosica, oppure le carte termiche degli scontrini, oppure alcuni imballaggi, per esempio, di alcuni biscotti, di cui non voglio dire il nome, che sono per una parte plastica, per una parte di alluminio e per una parte cellulosica. È chiaro che le parti che non sono cellulosiche vengono espulse dal palper e quindi vanno a concorrere a formare lo scarto di palper. Ecco, quindi appunto le cartiere prendono la carta da macero, ma tutto quello che non è carta, che comunque va a finire in questa carta da macero, diventa poi un rifiuto che alla cartiera non serve, diventa un problema che bisogna smaltire. Pieretti, è giusto dire che questo è il più importante problema del settore cartario negli ultimi anni?
Sì, non c'è ombra di dubbio che la politica italiana che ha spinto numeri positivi per quanto riguarda l'incremento della raccolta differenziata, che è sicuramente un sinonimo di miglioramento del sistema e dell'economia circolare, come oggi tutti facciamo riferimento, ha portato anche ad avere delle quantità di impurità, come descriveva anche Ercolini, ma sono veramente tante per le persone normali, è veramente difficile poter arrivare a fare una selezione così mirata e così attenta per cercare di ridurre le impurità all'interno della carta da macero. Da lì si evince che, nonostante a piedi fabbrica siano stati installati molti impianti per il trattamento degli scarti, per ridurre o quantomeno la quantità, l'umidità, eccetera, rimane un problema veramente grosso, proprio perché c'è una carenza impiantistica a livello nazionale, ed oggi possiamo dire che la gran parte dei nostri scarti devono andare in discarica o in pochi termovalorizzatori che possono trattare questo rifiuto in modo corretto ed appropriato. Quindi la mancanza di impianti sta rendendo veramente difficoltoso per le cartiere poi lo smaltimento degli scarti, che hanno poi tutta la normativa e devono essere smaltiti anche velocemente. Ecco, Bortoli, ci può dare l'idea della dimensione del problema? Ma dunque, la dimensione del problema si costruisce andando a fornire il dato sulla quantità di rifiuti urbani prodotti ogni anno in Italia, che sono 30 milioni di tonnellate. Siccome siamo 60 milioni di abitanti, si ricava che ogni abitante produce 500 kg di rifiuti urbani all'anno. Di questi 500 kg, una gran parte ormai viene raccolta in maniera differenziata. Siamo oltre il 50% a livello nazionale come percentuale, siamo all'80% di raccolta differenziata in comuni che si sono attivati per tempo e sono molto proattivi in questo campo. Dell'80% di 500 kg all'anno ricaviamo 400 kg che vengono recuperati e rimessi nel ciclo dell'economia, la cosiddetta economia circolare. Però questo materiale passa attraverso delle piattaforme che selezionano le cose improprie e le tolgono, e quindi abbiamo un'altra parte di scarto. Poi la parte preparata per il riciclaggio viene inviata alle aziende di riciclaggio, tra cui le cartiere come le nostre, che a loro volta fanno un'operazione meccanica di pulizia e quindi filtrano il materiale e ottengono un'altra quota di scarti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se vengono raccolti in un anno per un cittadino 100 kg, scusate, 400 kg di rifiuti in maniera differenziata, quel cittadino poi in realtà vede che questi 400 non si trasformano tutti in prodotto, ma soltanto una parte, magari 300, si trasformano in prodotto, e 100 sono di nuovo dei rifiuti che vanno collocati da qualche parte. Ecco, la cartiera è l'ultimo anello della catena di queste selezioni e resta con il cerino in mano, cioè deve trovare una collocazione per questi rifiuti che sono il frutto della pulizia dell'intera filiera industriale. A questo punto, come diceva Pieretti, si pone il problema: dove li collochiamo? Noi come settore industriale sappiamo che in tutta Europa c'è questo problema, ma in tutta Europa le aziende spendono mediamente 100 euro a tonnellata e trovano il modo, o a piedi fabbrica o in impianti consortili o in discariche e termovalorizzatori convenzionati, con 100 euro a tonnellata trovano il modo di sistemare questi rifiuti. Le cartiere lucchesi spenderebbero volentieri 100 euro a tonnellata, ma non hanno spesso modo e maniera di collocare questo rifiuto che si accumula nei loro piazzali. Ecco, ci ha fatto un quadro esaustivo della situazione. Prima di fare il punto della situazione, cioè come lo smaltite adesso e come, quali potrebbero essere le soluzioni, perché se ne è parlato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, di varie soluzioni. Penso alla KME, per esempio a Fornaci di Barga, e sicuramente stasera molti nella zona ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo in questo momento in televisione. Chiedo però prima a Rossano Ercolini, quindi
Il problema in teoria parte da una raccolta differenziata che non è fatta alla perfezione. Si può agire ancora su questo tasto, cioè si può ancora migliorare la raccolta differenziata delle famiglie, fatta dalle famiglie, dagli individui ogni giorno? Certamente, io ho incontrato 10 giorni fa il direttore di Comieco, che è il consorzio del Consorzio Nazionale degli Imballaggi che si occupa della raccolta della carta. La chiusura dei mercati, per esempio della Cina, favoriscono il passaggio da raccolte che sono dette congiunte, dove nello stesso contenitore per la raccolta della carta ci va la rivista, che è poco produttiva perché ha fibre cortissime, ha molti minerali, pensiamo al talco e così via, e il cartone e le carte bianche, che hanno un valore anche economico estremamente differenziato. La risposta a questa chiusura della Cina è la qualità. Quindi passare dalle raccolte congiunte, che raccolgono grandi quantità di scarti che hanno merceologicamente molta impurità, a raccolte selettive. Cioè raccolte differenziate all'interno della carta proprio. Il cartone viene già fatto adesso, pensiamo al Centro Storico di Lucca, il cartone viene remunerato 100 euro tonnellata se raccolta a parte, selettivamente. Se si raccoglie insieme alla rivista scende a 40 euro. Quindi è interesse anche delle aziende e dei cittadini raccoglierlo. La carta bianca va anche a 150, in alcuni casi i vecchi tabulati dei centri meccanografici, anche 300 euro tonnellata, perché hanno fibre lunghissime. Quindi il Comieco nazionale sta organizzando un sistema che promuova la raccolta selettiva, quindi la raccolta selettiva tenderà a ridurre drasticamente le impurità nei maceri, prima di tutto per motivi economici, effetto collaterale, una produttività più pulita. Ecco, però qui parliamo del futuro e le cartiere dicono: ma ora, nell'immediato, come lo facciamo? Come facciamo a smaltire queste impurità? Sarà l'argomento del prossimo blocco della trasmissione. Chiederemo a Pieretti e Bortoli come fanno adesso le cartiere a smaltire il palper e quali potrebbero essere le soluzioni nell'immediato futuro. A tra poco. Di nuovo in diretta, prima di riprendere la conversazione con i nostri ospiti, sono arrivati un paio di messaggi. Il primo ci chiede quando va in onda la replica di questa trasmissione. Va in onda domani alle 15, però fatecela finire prima di chiederci della replica. Poi ci ha contattato un'azienda di Alessandria, che è in Piemonte, che probabilmente ha visto l'annuncio della trasmissione su internet, informandoci che a Alessandria appunto è stato sviluppato il primo impianto europeo per il riciclo dei poli accoppiati scaturenti dal riciclo della carta del Tetra Pak in cartiera, perché anche il Tetra Pak finisce in cartiera, ci si estrae la cellulosa e poi però vanno smaltiti anche in questo caso i resti, le scorie, e vanno a finire in questo impianto di Alessandria, che ci dice il titolare prende anche proprio del materiale che arriva da Lucca, e pensiamo all'impianto della Lucart, quindi che lavora proprio questo tipo di materiale, il Tetra Pak. Allora, andiamo al punto. Il palper, lo chiedo a Pieretti e Bortoli, adesso come viene smaltito dalle aziende del territorio lucchese e quali potrebbero essere le soluzioni nell'immediato futuro alternative a quelle attuali? In questo momento ho trattato già prima un po' l'argomento. Diciamo che allora, in questo momento la possibilità di collocare lo scarto pulper o palper, come lo vogliamo dire, è possibile attraverso impianti di termovalorizzazione e discariche. Questo è una normativa europea, però sta spingendo moltissimo su limitazioni a carico delle discariche, cercando di spingere questi materiali che non è stato detto fino ad ora, ma hanno un potere calorifico estremamente elevato, si parla da 13 a 15 megajoule per tonnellata. Quindi hanno una vocazione, anche che avviene poi spesso in Europa, vengono utilizzati per questo fine, hanno una vocazione, diciamo, a non essere smaltiti attraverso le discariche. Quindi c'è stato negli anni una progressiva chiusura della disponibilità delle discariche. Però ad oggi rimane la possibilità più concreta che gli impianti cartari hanno.
L'altra possibilità è quella di utilizzare due termovalorizzatori sostanzialmente, quello di Brescia e quello di Terni, che però hanno privilegiato, in particolar modo quello di Brescia, sta privilegiando i rifiuti, diciamo, urbani e quindi dedica poco spazio all'entrata del pulper di cartiera. E Terni, a quanto mi risulta, ne fa un po' di più, però ovviamente gli impianti non sono sufficienti per la quantità di materiale che tutti i giorni esce dagli impianti che producono carta. Allora Fabio, un nostro telespettatore, ci chiede se c'è un dato che ci spiega quante tonnellate di pulper sono prodotte annualmente nella provincia di Lucca. Sì, il dato che è stato raccolto e che comunque c'è una percentuale teorica che è intorno al pulper, la quantità di pulper sono più o meno il 10%, intorno al 10% della quantità di carta lavorata. Questo è un dato, diciamo, massivo. Facendo invece un'indagine più precisa, che fu fatta al tempo quando analizzavamo il problema della torcia al plasma, che quindi è ancora attuale, si fece uno studio dove i registri di carico e scarico di tutte le aziende della Lucchesia dichiarano più o meno una quantità intorno a 100.000-130.000 tonnellate all'anno di materiale, che poi sono corrispondenti più o meno al 10% di quel milione di tonnellate che abbiamo visto prima. Le percentuali dipendono molto dalla tipologia di macero lavorata, anche perché, come diceva prima Ercolini, esiste una normativa, la UNI N643, che classifica le carte da macero a seconda della tipologia, e quindi è anche possibile che un'azienda produca di più o di meno a seconda del prodotto finito che andrà a fare. Quindi i numeri possono essere variabili. Allora, abbiamo detto che dovete portare appunto il rifiuto, il pulper o nelle discariche o in impianti di termovalorizzazione. Perché è difficile la situazione? La situazione è difficile in quanto intanto molti impianti sono distanti da Lucca e poi perché la situazione dello smaltimento dei rifiuti in genere in Italia è difficile per tutti. Il problema fondamentale secondo noi è la carenza degli impianti e quindi un bassissimo orientamento da parte, diciamo, dei vari distretti o comunque di una cabina di regia sui rifiuti, che chiaramente non si pone il limite dell'obbligo dello smaltimento del rifiuto prodotto. Quindi si produce rifiuto ma non ci si cura del fatto che lo si deve anche smaltire. Faccio un esempio pratico con la carta da macero. La carta da macero, noi praticamente siamo l'anello di congiunzione fra il cittadino che diligentemente mette da parte la carta nel cassonetto e noi che lo facciamo tornare carta nuova. Quindi siamo esattamente quel pezzetto di economia circolare tanto decantata da tutti. All'ultimo anello della catena ci sono dove mettere gli scarti e per questo tipo di problema in Italia da sempre vige il principio che questi rifiuti speciali non pericolosi, lo smaltimento è demandato a chi lo ha e quindi di fatto a noi. E si interrompe la catena chiaramente della responsabilità che parte dalla raccolta differenziata. Se io non lavorassi la carta da macero, probabilmente la carta da macero andrebbe ai termovalorizzatori. Quindi noi ne portiamo uno scarto che è infinitesimamente più basso, perché facciamo un'operazione di recupero. Recuperiamo anche il 90-95% di fibre e l'8-10% lo rimandiamo, abbiamo bisogno di smaltirlo, ma nessuno si è mai preso in carico il problema complessivo e quindi carenze di impianti. E allora quali sono le possibili alternative abbastanza vicine che vedete all'orizzonte? Stavolta lo chiedo a Bortoli. A livello industriale noi stiamo seguendo con il consorzio Serveco tutte le possibilità che si prospettano e in questo momento al consorzio Serveco sono state presentate due iniziative, quella del progetto EcoPulplast che ha ricevuto i finanziamenti e gli auspici dell'Unione Europea
che punta a trasformare una parte del pulper di cartiera in prodotti nuovi, in particolare in pancali che ecco, servono. Possiamo chiedere alla regia se ci manda appunto le immagini della ditta Selene, no? Che sta sperimentando questo tipo di trasformazione dal pulper, dal rifiuto di cartiera a pallets di plastica, se non sbaglio. Intanto possiamo continuare a parlare, ecco qua le immagini che ci fanno vedere cosa esce appunto da questi scarti. Vediamo che proprio sono dei pallet in plastica che potrebbero essere introdotti appunto al posto di quelli di legno, in sostanza. Esatto, se questo progetto ancora in fase sperimentale dovesse trasformarsi in un progetto industriale, molto probabilmente una aliquota del 10 o 20% di quelle 100.000 tonnellate di cui parlavate prima all'anno troverebbe una soluzione di riutilizzo concreto. Ecco, quindi voi dite comunque, anche se parte un progetto industriale su questo, non risolve il problema, bisogna pensare a qualcos'altro, e questo qualcos'altro si è palesato all'orizzonte qualche settimana fa. Beh, a noi è stato prospettato anche un progetto della società KME che a Fornaci di Barga ha un grande impianto con dei forni a gas che potrebbero essere rimpiazzati da forni alimentati con dei combustibili da rifiuti. E quindi ci è stato chiesto come consorzio se abbiamo interesse a seguirlo ed eventualmente a contrattualizzare una parte di smaltimento con loro, e ovviamente la filosofia del consorzio è quella di assecondare ogni iniziativa che può concorrere a risolvere questo problema, perché se posso permettermi di aggiungere qualcosa a quello che diceva Pieretti, c'è un paradosso, no? Che gli enti locali, i comuni, chiedono la collaborazione delle cartiere e del consorzio Comieco, che veniva ricordato, che le riunisce, no? Ma poi i comuni le lasciano sole quando si tratta di andare a sistemare l'ultima frazione del materiale che gli stessi comuni avevano raccolto con tanto impegno. Insomma, vi sentite un po' abbandonati all'ultimo da parte possiamo dire in generale della politica o comunque del mondo. Sì, perché nei grandi inceneritori c'è concorrenza. L'inceneritore c'ha una capacità, può ricevere un certo numero di tir al giorno, magari 100 tir al giorno di rifiuti, e se 97 o 98 sono già opzionati dai comuni che sono sempre corti nelle possibilità di smaltimento, poi per i rifiuti industriali come il nostro ne rimangono uno, due, forse tre, quando va bene. Ho capito. Ercolini, allora, i pallet di plastica, il pirogassificatore alla KME. Lei è un'autorità in materia, che cosa ne pensa di queste due soluzioni? Beh, intanto occorre dire che quando parlavamo anni fa di scarto di palper e nessuno voleva vedere che cos'era il palper, da allora sono stati fatti molti passi. Metà è acqua, 63% sono plastiche eterogenee, tendenzialmente a prevalenza di polietilene, che è una plastica di pregio. Poi c'è circa il 20% di fibre ancora potenzialmente riutilizzabili, che alcune cartiere stanno al momento attrezzandosi per recuperare. Quindi i dettami dell'economia circolare possono intervenire anche laddove c'è una percentuale relativamente bassa nella necessità di recuperare le impurità. Lo sta dimostrando Selene. Questi pallet sono in sperimentazione con una importante azienda, Versalis, che fa capo ad Eni. I risultati sono eccellenti. Si sta parlando, io non sono autorizzato a parlare perché io sono un insegnante elementare, sono un attivista, quindi non sono un industriale, però si sta parlando di industrializzazione del progetto EcoPalplast. Se si industrializza il progetto EcoPalplast, significa che bruciare lo scarto di palper sarebbe un macigno
nella possibilità di sviluppare la centralità del recupero di materia. L'economia circolare ci impone, tra virgolette, ma è l'Europa, non io che lo dico, ci impone di mettere come prioritario il recupero di materia rispetto al recupero di energia. Quindi, però loro dicono non risolverebbe comunque il problema. Questo ovviamente rispetto, sono industriali, e loro stessi però riconosceranno che quando io venivo vituperato, in realtà il progetto Ecopal Plast dei riconoscimenti in termini cognitivi li ha dovuti ammettere anche con grande enfasi da parte degli stessi industriali cartari. Noi siamo in grado di pensare a breve periodo, perché il pirogassificatore non esiste nel mondo, un pirogassificatore non esiste nel mondo. Ci vogliono comunque anni a creare un inceneritore, se loro hanno problemi di tutti i giorni, io condivido con loro l'ansia, ma non condivido l'idea che costruire un inceneritore significa 5 anni, se lo costruiscono, ma l'Europa sta scoraggiando il ricorso a questi impianti. Un impianto che industrializzi il progetto Ecopal Plast, che può arrivare fino immediatamente entro 2 anni a 50.000 tonnellate, quindi a circa il 45%. Ma chi lo deve fare questo progetto per industrializzare, per dare impulso alla questo bisogna, ecco. Quello che ho condiviso con loro è la latitanza del mondo istituzionale, ma non direi dei comuni, perché non sta ai comuni gestire i rifiuti speciali. I comuni giustamente sanno che il comparto industriale cartario è molto rilevante dal punto di vista sociale, del lavoro, e quindi sono chiamati a essere molto vigili. Però è la regione, ma la regione chi l'ha vista? Il ministero chi l'ha visto? Ecco qual è il problema che mi porta a condividere con loro l'ansia. Però attenzione a non attaccarsi alle canne del gas. Letteralmente, attenzione, dice lei. A non attaccarsi alle canne del gas. Con grande razionalità lavoriamo, sdipaniamo la matassa che abbiamo costruito insieme. Nel progetto Ecopal Plast c'è Selene che sta investendo, c'è il consorzio delle cartiere, Addismit che sta instaurando un impianto che recupera quel 20% di fibre cellulose che è ancora disponibili, e ci sono industriali che in prospettiva sono interessati ad investire. D'altronde sulla torcia al plasma si pensava di investire, perché non investire su Ecopal Plast? Allora, sicuramente Pieretti e Bortoli avranno qualcosa da dire, però ci dobbiamo interrompere, la linea alla regia, e torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta parliamo del problema del Palper di Cartiera. Abbiamo sentito prima Rossano Ercolini che ha detto lasciamo stare la soluzione del pirogassificatore, concentriamoci invece sulla produzione dei pallet di plastica dal Palper, quella che sta portando avanti in maniera sperimentale l'azienda Selene, e saremo già un bel pezzo avanti, dice Ercolini. Pieretti, che cosa risponde? Ma la posizione nostra come Confindustria Toscana Nord, come cartiere, ma posso dire che abbiamo avuto degli scambi anche in Assocarta, perché faccio parte del consiglio direttivo, quindi ne abbiamo parlato anche ieri. La nostra posizione è assolutamente favorevole sia all'impianto della Selene, tra l'altro la nostra azienda ha fatto anche una sperimentazione per quanto riguarda impianti, un impianto pilota di preparazione del materiale, però abbiamo preso atto anche in quella fase, e peraltro queste dichiarazioni sono state fatte più volte anche dalla Selene stessa e da chi partecipa al progetto, cioè la Lucenze ovviamente, che è parte del progetto, sono state fatte dichiarazioni ampie dove si dice che del nostro problema l'Ecopal Plast ne potrà risolvere una piccola parte, e lo risolverà comunque in un tempo estremamente lungo, quindi 2 anni, qualcosa del genere. Quindi noi non abbiamo nessuna contrarietà al progetto, anzi siamo sponsor, chi più chi meno, chi con l'azienda personalmente, le associazioni eccetera, quindi siamo sponsor di quel progetto. Quello che noi diciamo è che volevo fare un po' di
di chiarezza sul tema. Ad esempio è uscito, mi sono portato dietro questi appunti noiosi, ma è uscita per esempio una notizia ieri su RISI, che è la rivista specializzata del settore cartario, dove sta partendo, questo è la, eventualmente l'articolo che io ho fatto sintesi, e praticamente che partirà in Sassonia un nuovo impianto di produzione carta da riciclo per 750.000 tonnellate, si parla di 490 addetti, per quanto è qui l'articolo, io l'ho portato. All'interno del processo si descrive processi di pulizia, utilizzo di carta da macero, eccetera, e quando si arriva alla parte energetica qui in fondo si fa riferimento a un forno combinato, dove tra i vantaggi competitivi che loro mettono, in una nazione come la Germania, dove il costo dell'energia per le industrie si aggira intorno a 50 euro a megawattore, con 120-130 quello che è il costo in Italia, praticamente dicono che abbatteranno ulteriormente i costi perché hanno tre cartiere e quindi utilizzeranno un impianto per la termovalorizzazione degli scarti. La termovalorizzazione significa termovalorizzazione, pirogassificatore no, perché in Europa ormai c'è convenzione che questi scarti si trattano con degli inceneritori che hanno impianti di incenerimento combinato, quindi producono nello stesso tempo energia elettrica e vapore, che è quello che è necessario a una cartiera per farla lavorare, e quindi abbattono ulteriormente un costo che peraltro per noi è già molto basso. E questa è una realtà ormai condivisa, ci sono impianti in Svizzera, in Austria, in Germania, in Francia meno perché c'è il nucleare, però in Spagna sì. Quindi questa è una tecnologia. Noi quello che vogliamo dire semplicemente è questo. Non siamo venuti qui per dire un impianto, l'altro, questo o quell'altro. Noi siamo venuti per rappresentare il problema che abbiamo. I nostri piazzali hanno bisogno di uno smaltimento di questo materiale, perché è l'anello aperto di questa filiera importante alla quale noi crediamo e che siamo fortemente determinati a portarla avanti. Sulla base di questo, gli impianti, ci saranno le autorità competenti che valuteranno gli impatti, eccetera, ma la domanda che facciamo noi ad ogni singolo cittadino: perché in Germania si autorizza l'impianto e in Italia non c'è un impianto che dello stesso tipo? Cioè, il quesito è questo. Quindi l'imprenditore, a prescindere da tutto quello che è, vede una compagine europea che si basa, cioè risolve i due problemi. Il primo, quello dello smaltimento del rifiuto, e il secondo, quello addirittura di un efficientamento energetico. Quindi può farvi anche maggiore concorrenza, con perché maggiore tranquillità. Si sta parlando comunque di biomasse, quindi di prodotti incentivati dalla normativa europea, legge 39. Io quindi sulla base di quello, ma è giusto che quelli non sia d'accordo. Non è biomassa. Però semplicemente l'Europa mette in campo una soluzione che è economica e funzionale allo smaltimento. Noi ci fermiamo lì, non è che vogliamo dire quell'impianto sì, quell'impianto no, ci saranno le autorità competenti che diranno. Ma voi con KME avete parlato in queste settimane? Sì, come ha detto prima anche Bortoli, c'è da parte di Serveco, che è il consorzio che noi quando portiamo la nostra voce la portiamo comunitaria di tutte le cartiere, il consorzio Serveco è stato contattato dall'impianto e ha dato e gli è stata chiesta la disponibilità a conferire, e noi abbiamo dato la disponibilità a conferire una parte, peraltro, del nostro 100%, perché riteniamo che sia strategico per un'azienda avere più piedi su più staffe. Poi sulla base di quello usciamo dalla dialettica se l'impianto è, cioè noi non vogliamo nemmeno entrare nella dialettica, io almeno personalmente come presidente di sezione non intendo entrare sulla dialettica dell'impianto, perché ci saranno le persone competenti per farlo. Se l'impianto risponderà, oggigiorno abbiamo in Italia un impianto normativo che è il più garantista in assoluto in Europa per quanto riguarda i quadri emissivi. Questo non mi può dire niente nessuno. Sulla base di quello, se rispetterà le norme che vengono calate apposta
e tengono di conto di tutte le situazioni, perché no? Sentiamo Ercolini, quindi in Germania fanno questo tipo, insomma tipi simili di impianti, valuteranno gli enti proposti, qual è il problema? Allora possiamo anche provare ad andare avanti con la soluzione KME? Beh, il problema intanto è questa enfasi posta sull'economia circolare. D'altronde nel gennaio del 2017 l'Europa ha approvato un paper in cui dice se vengono promossi forme di trattamento termico dei rifiuti, incenerimento tra virgolette, poi sapete incenerimento tradizionale, pirogassificazione, gassificazione, torchial plasma, sono varianti anche diverse tra loro, ma comunque sostanzialmente trattamenti termici, non si mette la giusta spinta verso il recupero di materia. L'economia circolare deve trasformare gli scarti di materia di un processo produttivo in materia prima per nuovi processi produttivi. Quindi è chiaro che se per esempio, ora io, Tiziano Pieretti è una persona con la quale si discute anche animatamente ma sempre correttamente, mi si dice che è energia rinnovabile, il 20% abbiamo detto è fibra cellulosica, ma il 63% è plastica mista, che per definizione non è energia rinnovabile ma è prodotta con il petrolio, quindi questi sono vecchi discorsi. Oggi il progetto Ecopalplast davvero mette il distretto cartario di Lucca e di Capannori su un binario privilegiato, perché la Germania da questo punto di vista è un po' vecchia. La Germania importa 20 milioni di rifiuti dall'Inghilterra per alimentare gli inceneritori che non hanno più di che cosa bruciare. Vogliamo trasformare impianti del genere in calamite per i rifiuti? È questo il futuro? No, il futuro dell'economia circolare è quello di agire in modo estremamente intelligente, pensando all'ecologia, ma pensando anche all'economia, perché un impianto tipo Ecopalplast, si parla di industrializzazione di 50.000 tonnellate, significa probabilmente avere 30-35 posti di lavoro. Poi se raddoppiamo in due anni, ma un pirogassificatore quanti anni ci vorrà per costruirlo? È la soluzione, loro giustamente dicono, ma io domani ho l'ansia. Ecco, troviamo con la regione, con il ministero, delle soluzioni di transizione per preparare lo sbocco al mare, la soluzione ottimale per ecologia e per l'economia. Ora è Bortoli però che scuoteva la testa prima, sì, non era molto d'accordo. Perché anche se mi prendo il rischio di contraddire un'autorità in questo campo, in maniera civile. Però siccome i documenti europei li leggiamo anche noi, ecco, vorrei ricordare che il documento, la comunicazione della Commissione sull'economia circolare parla della ricerca di un'economia più circolare, e c'è differenza. L'economia non è un cerchio chiuso. La Commissione europea dice che dobbiamo andare tendenzialmente verso un'economia più circolare, e il documento del gennaio 2017 a cui si riferisce Ercolini è intitolato Il concorso della termovalorizzazione per una migliore economia circolare. A me pare, lo dice il titolo stesso, che l'interpretazione di Ercolini sia un pochino forzata. Non si è affatto detto mai in Europa che la termovalorizzazione è nemica dell'economia circolare, ma si è scritto nel documento del gennaio 2017 che è complementare, a condizione che gli impianti siano di alta efficienza e siano di massima garanzia per le comunità che devono sopportare il relativo impatto. E figuriamoci se noi abbiamo interesse a promuovere o sostenere degli impianti che costituiscono un pericolo per la salute. Sarebbe un grandissimo autogol per delle industrie che vogliono continuare a lavorare, che sono sul territorio da 100 anni e ci vogliono stare altrettanto. Quindi voi in questo momento state aspettando che qualcuno, che venga fuori un progetto industriale per i pallet di plastica? State aspettando se poi esce fuori questo progetto della KME, perché finora non è stato presentato. Stiamo aspettando che la Regione Toscana ci dica se nel frattempo possiamo continuare ad andare nelle discariche che ci sono in Regione Toscana. La nostra telespettatrice ci scrive: nel frattempo continuare con le discariche, ma l'Europa dice di no. Quindi
Come si risolve questo? L'Europa dice, con i sacri testi di cui parlava Ercolini, dice che dobbiamo tendere all'economia circolare, che gli inceneritori possono dare una mano per una buona economia circolare, bruciando soltanto ciò che non siamo riusciti, dopo tanto impegno, a rimettere nel ciclo industriale, e che non dobbiamo andare nelle discariche con rifiuti che hanno un elevato potere calorico. Noi prendiamo alla lettera questi testi, aspettiamo gli sviluppi, nel frattempo però dobbiamo servirci delle discariche poche maledette subito, perché altrimenti dobbiamo interrompere la produzione. Ma se noi interrompiamo la produzione, qualche comune deve interrompere la raccolta differenziata e qualche cittadino non sa più dove mettere i rifiuti. Insomma, succede un bel 48. Ci interrompiamo per l'ultima volta, poi torniamo con l'ultima parte della nostra trasmissione. Tra poco. Allora, abbiamo 7-8 minuti per chiudere la trasmissione, anche se abbiamo la sensazione che ci dovremo ritornare sopra nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Vi leggo rapidamente alcuni messaggi che sono arrivati. Esistono in esercizio due impianti per il Palper che verranno presentati entro i primi di giugno con una tecnologia innovativa di pirogassificatori che produrrà olio industriale. Questo è quello che ci dice un telespettatore. Un altro ci chiede, questi industriali, la Tarsu, la pagano? Se devono smaltire il Palper a pagamento, quindi pagano due volte? Mi fanno questa domanda. Non è così, comunque vedo già che Bortoli può anche rispondere subito rapidamente. No, sono esclusi dall'applicazione della Tarsu i locali dove si producono scarti industriali, e siccome il Palper di cartiera è considerato scarto industriale, codice 030307, sono esenti dall'applicazione della tassa i luoghi dove ci sono questi macchinari. Bene, almeno questo non accade. Altro telespettatore ci dice, vi sono in Europa nuove tecnologie che trasformano il rifiuto in materiale inerte per l'edilizia. Dovreste forse sviluppare di più le vostre tecnologie per andare in quella direzione. Alcuni impianti di S. Smith nell'ex Europa dell'Est già lo fanno. Quindi trasformare il rifiuto in materiale inerte per l'edilizia. E poi vorrei sapere nell'erogazione del nord come fanno, visto che sono sempre avanti. Cioè, probabilmente questo telespettatore ci chiede quali sono le tecniche che adottano nel nord Europa per costruire questi impianti che evidentemente, se vengono autorizzati, sono all'avanguardia. Questo è il quesito che ci offre questo telespettatore. Altro telespettatore, tutti molto preparati e in possesso di tanti dati, qualcuno di voi ha però in mano dati reali sull'incidenza di malattie tumorali in Garfagnana e Mediavalle, secondo voi è il luogo giusto dove installare un pirogassificatore? Questo è un altro aspetto di tutta questa vicenda che viene ovviamente sollevato in particolare dal comitato che si batte da subito contro questo progetto. La questione del fatto dell'incidenza sulla salute è probabilmente un argomento che è un po' difficile da trattare stasera, però ecco, io vi ho letto questa rapida sequenza di interventi e vi lascio comunque l'ultima parola a questo punto, cioè che cosa deve accadere, che cosa vi augurate che accada a partire da Tiziano Pieretti. Ma come ho cercato di descrivere, siamo stati invitati a partecipare a questa trasmissione anche per mettere un po' di chiarezza su quello che è lo scenario che si sta un po' profilando. Io non mi sento nemmeno le domande che sono state fatte, parto dall'ultima, quella sulla salute, anche perché io ho la fortuna di abitare a Barga, quindi sono proprio sopra il camino della KM futura. Quindi se, laddove venga fatto. Io su questo aspetto specifico non ho dati precisi per quanto riguarda la domanda, quindi i tumori eccetera, e ovviamente credo però che, rappresentando da anni il settore industriale e il settore cartario in particolar modo, ci sia una forte sensibilità oggigiorno da parte delle aziende nel rispetto delle norme. Le norme secondo me dovrebbero essere, almeno in un'ipotesi così scientifica di costruzione della norma stessa, le norme dovrebbero essere garantiste affinché il territorio sia rispettoso dei valori emissivi dell'aria, dell'acqua, di tutte quelle che sono i perimetri della salute dei cittadini. E mai noi ci permetteremmo
di entrare in una discussione o comunque di alimentare un impianto che fosse, come dire, comprovato e sicuramente il mezzo per il quale poi si verificassero problemi, come sono stati detti dalla persona che ha fatto l'intervento. Sulla base di questo noi vogliamo dire che abbiamo un problema specifico, come io più volte ho detto, abbiamo un problema specifico che si porta con sé una serie di altre problematiche che non vanno assolutamente sottese o comunque non vanno considerate. Ci sono delle soluzioni, un altro contribuente a questa discussione ha fatto riferimento a impianti, cosa succede nel nord Europa, e quindi noi siamo a disposizione di mostrare anche quello che accade in altre situazioni. Ben venga tutto il mondo della sperimentazione, che chiaramente però pone tutte le problematiche che sono legate ai progetti di sperimentazione, quindi difficoltà di ripagare gli impianti, difficoltà di efficienza degli impianti, difficoltà della risposta industriale del dato magari prototipo. Quindi noi siamo a disposizione, abbiamo creato delle strutture come la Lucenze, come altre cose, per cercare di investigare, di trovare le migliori situazioni. Poi, detto questo, io non mi sento di entrare nel merito specifico di quale impianto. Diciamo semplicemente che ad oggi le risposte non ci sono, le discariche ne abbiamo bisogno perché non vediamo alternative. I pochi termovalorizzatori che ci sono utilizzati per bruciare rifiuti urbani che hanno una conformazione di coefficiente energetico e calorico molto più variabile rispetto al pulpe di cartiera. Quindi il pulpe di cartiera fornisce ad oggi un combustibile molto più stabile rispetto a quelli che sono i combustibili eterogenei. Quindi allora, non so dire altro. Ercolini e Bortoli, 2 minuti a testa per chiudere la trasmissione. Ercolini. Sì, io voglio dire, non si fa come nel gioco dell'oca, e nessuno credo che stasera l'abbia fatto, al di là dei forti accenti diversificati. Non si torna indietro, è possibile recuperare materia dallo scarto di Palper, 64% è plastica eterogenea, si possono produrre pallet perché attirano maggiori quantità di flusso di scarto di Palper, ma si possono produrre i vasi per i fiori, si possono produrre le cassette per l'ortofrutta con la plastica seconda vita. 50% è acqua, bruciare acqua è sciocco, e poi ci sono il 20% di fibre cellulosiche che le cartiere, alcune cartiere, quelle che hanno maggior possibilità di investire, stanno dimostrando che è possibile recuperare risparmiando in smaltimento, perché altrimenti quella quota va a smaltimento, risparmiando in materia prima, perché quelle fibre, ovviamente per usi meno di pregio, sono il sostitutivo della materia prima da acquistare. Quindi è possibile. Diamo una mano all'industrializzazione piena, è la burocrazia il problema, perché dal punto di vista impiantistico un impianto come quello di Selene costa un 20% di un impianto di trattamento termico. Ecco, gli industriali col fatturato che hanno godono, usano spesso l'acqua, hanno un territorio che li ha prodotto con know-how, quindi hanno avuto molto, non possono invidiare il nord Europa, hanno avuto molto dal nostro territorio, si rendano disponibili, come dal mio punto di vista hanno fatto col progetto EcoPalplast. Ecco, continuiamo in quella direzione. Sarebbe molto brutto anche dal punto di vista della coesione sociale tornare a far sì che qualcuno rompe un patto e qualcun altro è costretto a mettersi l'elmetto e tornare in trincea. Allora, prima di Bortoli vi leggo, ora stanno arrivando tutti ora in chiusura di trasmissione messaggi. Come può essere permesso un inceneritore nel centro di un paese? Rispetto alle emissioni autorizzate oggi per KME, quelle del pirogassificatore sarebbero inferiori o superiori? Questo lo posso rispondere io, se non sbaglio l'azienda ha detto che sarebbero inferiori rispetto a quelle attuali. Questo è quello che ha detto l'azienda, poi ovviamente bisognerà vedere. Ci sono altri messaggi in arrivo. KME è in mezzo a Fornaci, quindi sarebbe un impianto di incenerimento appunto praticamente in mezzo alle abitazioni. La sensazione è che questo sia l'argomento su cui verterà la discussione in futuro su questo tipo di impianto. Bortoli, a lei le conclusioni. Sì, io devo dire che se noi seguiamo con interesse, con molto interesse, come Serveco l'impianto EcoPulprat, e siamo anche partner del progetto,
non è perché ci sentiamo in debito verso il territorio, ma perché ci piace seguire tutti i progetti innovativi, sperando che prima o poi si arrivi a qualche soluzione concreta. Ora, il conduttore diceva che cosa vi aspettate, quali sono gli auspici. Ecco, personalmente, essendo impegnato su questo tema ormai da oltre 30 anni, quindi insomma, diciamo, ci sono invecchiato sopra, personalmente io mi auguro che si smetta di parlare di pulpe di cartiera e lo si veda solo come una parte del problema della gestione dei rifiuti in Toscana. Abbiamo ormai il concetto della gestione di prossimità, cioè si sa che i rifiuti vanno gestiti, non vanno portati in giro per il mondo, vanno gestiti più o meno nei luoghi dove sono prodotti. L'articolo 35 andava nell'altra direzione, se passava, li portava dal sud al nord. E invece ora è passato il concetto della prossimità, noi abbiamo da gestirli. In Toscana si producono 350 camion al giorno, 350 tir al giorno di rifiuti. 150 tir vengono riciclati e quindi diventano prodotti nuovi, ma 200 tir al giorno vanno sistemati da qualche parte. E se a questi 200 tir al giorno ci aggiungiamo 20 tir di pulpe di cartiera e lo vediamo come un problema unico, dato che il pulpe di cartiera non è altro che l'ultima frazione dei rifiuti urbani, probabilmente coloro che si occupano di questi temi li possono affrontare a tutto tondo. Non più 200 tir al giorno di rifiuti urbani, ma 220 tir al giorno da sistemare in Toscana di rifiuti provenienti dal flusso domestico e delle piccole attività economiche. Quindi spostiamo il problema su altri protagonisti, noi siamo a disposizione, i 100 euro a tonnellata li paghiamo sempre volentieri per qualsiasi soluzione. Bene, tempo a nostra disposizione scaduto, grazie ai nostri ospiti che hanno affrontato un argomento difficile ma molto importante per il futuro di tutto il nostro territorio. Grazie ancora, grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie.